Ciao ragazze, ciao ragazzi! Oggi sto filmando con la luce naturale, fatemi sapere come vi sembra. Avevo già fatto qualche tentativo e non mi sembra male. Forse a quest'ora è meglio usare la luce del sole piuttosto che quella delle luci artificiali, fatemi sapere. Comunque oggi per voi è una super novità ragazzi, perché stavo su Shein, non so come pronunciarlo questo brand, stavo su Shein, lì, mi guardavo i vari top, le varie cosine e poi mi sono spuntati questi set di lenzuola meravigliosi, bellissimi, veramente troppo cute, che io non avevo mai visto su Shein, quindi non so se sia una cosa nuova, appena arrivata a cosa, quindi appena li ho visti subito compra, acquista, io solita, no? Quindi oggi finalmente mi è arrivato tutto ragazzi, oddio, è pesantissimo, ah, oh mamma, questo è il pacco ragazzi, piccolo, compatto ma molto molto pesante, ci ho messo oltre un mese ad arrivare, quindi quando ordinate le cose da Shein prendete sempre, tenete sempre in conto il fatto che dovrete aspettare un bel po' perché vi arrivino. A me era capitato di ordinare cosine invernali e che mi arrivassero quando era ormai troppo caldo per poterle mettere e viceversa, ok? Quindi state sempre attenti a questo, dovrebbero fare qualcosa per quanto riguarda le spese di spedizione perché sono onestamente troppo lenti. Comunque oggi sono molto curiosa di provare questi set di lenzuola che appunto per me sono un'assoluta novità su Shein e con il prezzo basso che hanno, se sono belli e soprattutto voglio vedere com'è la fattura, perché molto spesso le cosine che vediamo su questi siti cinesi eccetera sono magari, sembrano bellissimi, ok, poi ci arrivano e rimaniamo un po' delusi dalla qualità, no, dal tipo di tessuto, quindi questo voglio vedere oggi, soprattutto anche andremo a fare naturalmente la prova sul letto per vedere come sono, però voglio anche soprattutto vedere la qualità e sentire queste lenzuola se sono comode oppure no. Primo set di lenzuola che ho preso, non potevo non prenderlo questo ragazzi, è il set con i cuoricini, sì! Questo è il primo che ho visto e me ne sono innamorata perdutamente all'istante non appena l'ho visto, quindi sono molto contenta di vedere com'è. Ragazzi, vi dico che al tatto è molto molto morbido, ok? Mi aspettavo di trovarmi una cosa tutta plasticosa, tipo tutta in poliestere, che probabilmente sarà tutta in poliestere, però vi devo dire che, no vabbè, ma se lo giri c'è scritto Happy Valentine's Day, questa non l'avevo vista, io voglio solo i cuoricini. Sì, è vero, se lo giri, cioè è praticamente da double fasso, come si dice, e dall'altra parte ci sono... Sì, cioè praticamente la parte sotto c'è scritto Happy Valentine's Day. Questo è a tutti gli effetti il set che mi ha convinta a fare questo video, perché non appena l'ho visto, oddio, poi ce ne erano altri che le ho detto ok, devo farci assolutamente un video. Comunque ragazzi, questo per adesso vi devo dire non mi sembra niente male, è molto morbido e non mi dispiace neanche, vabbè che sul sito non l'avevo visto, non mi dispiace neanche il fatto che sia appunto, che abbia due combinazioni di colore diverse, che sia double fast, è una cosa carina. I prezzi più o meno sono tutti lì dei set che ho preso, comunque questo ha un costo di 20 euro e adesso andiamo a fare il testing assieme ragazzi, proviamolo sul letto, vediamo com'è e testiamo la comodità e la morbidezza. Eccolo qui ragazzi, devo dire che sono molto molto felice dell'acquisto perché sono bellissime, questo set è meraviglioso proprio come l'avevo immaginato e proprio come da fotografia. L'unica cosa, vedete, in controluce si vedono le strisce che sono parte della parte sottostante double face appunto, eccole qua, ma si vedono soltanto perché ho solo appoggiato il copripiumino sopra al mio piumino, non l'ho messo all'interno. Se andiamo a metterlo all'interno, spero capiate quello che sto dicendo, se andiamo ad inserirlo all'interno, sono contenta anche che ci sia la zip, preferisco la zip piuttosto che rimanga aperto i bottoni e quindi appunto se ci andiamo a mettere il piumino all'interno poi le righe in controluce non si vedranno. Devo dire che è meraviglioso, cioè sono felicissima, è veramente veramente molto bello. E l'unica cosina che ho notato ragazzi, al centro di questa federa, come si dice federa, c'è questo puntino bianco che è proprio
È come se mancasse la vernice in questo punto, cioè è come se mancasse il colore rosa in questo punto, e quindi si è formato questo puntino bianco proprio nel centro della federa. Dall'altra parte invece devo dire sono molto belle, a parte il mio cuscino che sta esplodendo, però devo dire sono molto molto belle. Happy Valentine's Day. E dall'altra parte invece il puntino, vedete, qui c'è. E qui invece non c'è, ragazzi, quindi non lo so, forse sono stata sfortunata io a trovare questo puntino, ma per il resto devo dirvi davvero che è meraviglioso e sono stra felice. Ditemi che cosa ne pensate, ma a me piace veramente un sacco. Poi c'è quest'altro set, questo l'ho pagato 21 euro, ve lo dicevo, i prezzi più o meno sono lì. Arriva tutto in queste buste di plastica. Anche questo, tutto sommato al tatto, mi sembra molto morbido. L'unica cosa strana, cioè strana, voglio dire, sulla foto, se vedete, il copriletto, il copripiumino mi sembra rosa e basta. Non vedo che abbia delle striature né niente del genere. O forse sono io che non riesco a vederle, non lo so, ditemelo voi. Però non mi sembra, mi sembrava rosa, un tinta unica, insomma. Invece qui vedo che ha appunto queste... tipo questa fantasia, ci sono insomma due colori, bicolore, che non mi dispiace, devo vedere com'è il risultato finale, però dalla foto questa cosa non l'avevo onestamente vista, quindi a volte mi chiedo se sono le stesse cose in foto, quelle che vediamo, quelle che poi ci arrivano a casa. No, invece si vedono queste striature, sono io che non le ho viste perché sono rimbambita completamente, adesso vedendo le foto le ho viste, ma non mi dispiacciono affatto. E sono appunto, è un set bicolor, metà grigio, metà rosa, lo sapete quanto mi piace il rosa, è il mio colore preferito, quindi devo assolutamente prenderli. E è un pochino più serio rispetto all'altro, perché l'altro va ai cuoricini, è tutto un po' frufru, e questo invece è molto più... Però non c'è il pezzo sotto qui, c'è solo il copripiumino e non c'è invece il suolo. No, non c'è, c'è solo il copripiumino e basta. L'altro aveva un pezzo in più praticamente. Anche questo è rosa da una parte e grigio dall'altra, anche questo andiamo a provarlo e vediamo com'è, ragazzi. Comunque come fattura vi devo dire la verità, sono entrambi uguali, identici, stessa identica morbidezza, ragazzi. Sono morbidi, delle lenzuola normalissime, non aspettatevi che siano rigidi o che siano plasticosi o che diano fastidio sulla pelle, sono assolutamente, assolutamente, insomma, classici come... come tessuto. Ma andiamo a mettere anche questi alla prova, ragazzi, sono molto curiosa di vedere come saranno. Naturalmente li lascerò sempre con il rosa verso l'alto perché voglio che si veda il rosa, e andiamo a testare come sono e come sembrano sul letto anche questi. Queste lenzuola mi sembravano molto più belle, devo essere onesta, sul sito, dalla foto, perché hanno appunto queste righette che non mi fanno impazzire, non sono neanche bruttissime, però personalmente le preferivo di un colore unico e non ero ben riuscita a capire dalla foto che non fosse un colore unico. Mi piace però il fatto che le federe siano più grandi rispetto alle altre e sono sia più lunghe, infatti qui avanza un pochino, stessa cosa dall'altra parte, sono anche un pochino più larghe, vedete che sono più comode, quindi prendete in considerazione il fatto che queste sono decisamente più grandi. E qui nemmeno c'era il lenzuolo da sotto, c'è solo il copripiumino, ci sono solo il copripiumino e le due federe. Appunto si può usare sia dal lato grigio che dal lato rosa, e anche le federe sono bicolor e possono essere utilizzate da entrambi i lati. Anche questo tessuto, confermo, non dà per niente la sensazione di chip, sono molto molto morbide. Quindi questo è il risultato finale con queste lenzuola, anche il copripiumino è un pochino più grande rispetto a quelle che abbiamo visto prima. No, vabbè, sono troppo contenta, anche perché tutti questi acquisti li stavo facendo un po' in quarantena pensando al mio nuovo letto, alla mia nuova casa in Olanda, e quindi sono molto contenta perché sono arrivati comunque giusti prima del mio trasloco, e quindi sono molto contenta di avere le lenzuola nuove e fare la stanza nuova. Vabbè, sono come una bambina, ok? Sono molto contenta per il trasloco, sono molto entusiasta per i mobili nuovi, per come sto arredando la casa, quindi ok, piccola parentesi, lo so, in ogni video vi sto parlando del mio trasloco in Olanda, ma è più forte di me, sono troppo emozionata. Comunque, altro set bellissimo, ragazzi, è questo che è completamente a pois, è un rosa pastello molto molto chiaro, tant'è che può sembrare quasi bianco, no? Perché è molto molto chiaro. E anche questo, se non sbaglio, mi sembra di capire,
che double fast, però è un po' strano perché dalla foto, vedete, che avevo visto io, doveva essere bianco a pois con la parte sotto rosa tinta unita, invece questo è rosa con i pois, non è bianco con i pois. E qui non penso di aver sbagliato io, perché qui è innegabile che i pois sono bianchi, quindi io ho comprato un set con pois bianchi e mi sono ritrovata il set con pois rosa. Va anche bene comunque, però preferivo questo, l'altro, preferivo quello che volevo comprare. No, aspettate un attimo ragazzi, no, hanno ragione loro, è bianco, solo che essendoci il rosa dall'altra parte sembra, però una volta che ci inserirò il piumino sarà appunto decisamente bianco, perché si vede il rosa in controluce, quindi lo fa sembrare un pochino più salmone, però è effettivamente così come me lo immaginavo, cioè bianco a pois e rosa dall'altra parte. Anche questi li abbiamo pagati solo 20 euro, quindi direi che è veramente un ottimo prezzo per delle lenzuola così carine, ma anche queste andiamo a testarle e vediamo se sono comode e come stanno sul letto. Queste lenzuola ragazzi secondo me sono meravigliose, veramente molto molto carine. Anche qui si vede un pochino il rosa in trasparenza, ma appunto se ci mettiamo il piumino appunto poi non si vede più. Infatti vedete che nelle federe il colore è molto più bianco rispetto a questa parte qui del piumino. Sono molto carine, secondo me stanno molto bene, mi piace molto anche il fatto, sì, a parte che sono un pochino troppo piccoline per i miei cuscini, ma il colore è veramente molto molto bello, il fatto anche di avere sia i pois che questo rosa salmone. Questi hanno anche il copri materasso rosa salmone, mentre gli altri invece avevano solo il copri piumino e le due federe, quindi su questo c'è da stare attenti. E poi paio che ho preso è questo, ok, ultimo set che ho preso è questo, però questo non ha la foto del letto come gli altri, quindi non lo so. Questo mi ricordo molto bene, l'ho preso perché è marble e ha un effetto marmo, è un periodo che mi sono fissata con questo effetto, è bellissimo, è elegantissimo. Non so onestamente delle lenzuola fatte tutte con questo effetto se saranno decenti, bellissime oppure orrendamente scandalose, non ci resta che provare. Dall'altra parte sono di questo beigeolino grigetto, quindi sono molto più neutre rispetto alle altre, forse queste sono le uniche lenzuola da adulto che ho comprato però appunto sono un pochino più serie, ma mi piacciono troppo con questo effetto marmo, naturalmente da abbinare a qualcosa di rosa, non avevate dubbi, ne sono certa. E queste le ho pagate 21 euro ragazzi, quindi anche lì euro più euro meno siamo lì. 100% cotone ragazzi, quindi non è niente male, sono decisamente di buona qualità, quindi sono 100% cotone. Questa cosa mi stupisce, mi aspettavo che fossero almeno un misto tipo acrilico, invece assolutamente no, questo mi rende molto molto felice, anche perché ragazzi per 21 euro avere un set completo 100% cotone non è niente male. Anche questo però, questo set in marmo, ha soltanto il copri piumino e i cuscini, peccato non ci sia anche la parte sotto, perché in questo caso dovrò assolutamente comprarla a parte. Dovete sapere che nella casa nuova avrò diversi dettagli così in marmo e quindi ho voluto assolutamente prendere anche questi, ma andiamo a testarli, a vedere come sono sulle. Ed ecco qua le nostre lenzuola effetto marmo. Vi devo dire la verità ragazzi, pensavo fossero più carine, a vederle così non mi fanno impazzire. Sono curiosa di sapere che cosa mi direte voi, può essere che magari con una copertina qui, insomma con qualche cuscino in più, siano più carine, eh? Adesso i cuscini, quelli miei soliti rosa e argento, li ho già impacchettati, quindi adesso non possiamo provare però vi devo dire che appunto mi sembravano più carine sul sito, nella foto, devo essere onesta. Il materiale però tutto sommato, proprio come tutte le altre lenzuola, è un ottimo materiale, è cotone, è leggero, è fresco e non è assolutamente di bassa qualità proprio per niente. Devo dire che su questo sono rimasta molto colpita. Nemmeno queste hanno il copri materasso, comunque c'è il lenzuolo sotto, hanno solo il copri piumino e le due federe. Una cosa molto strana di questo set è che le federe qui sono gigantesche, sono ancora più grandi rispetto a quelle grigio o rosa e ancora più lunghe. Qui praticamente i miei cuscini sono minuscoli, quindi questo è il set effetto marmo. Mio family, questo è tutto per il video di oggi, che spero davvero vi sia piaciuto. Commentate e fatemi sapere quali sono le vostre lenzuola preferite
tra tutte quelle che vi ho fatto vedere. Soprattutto fatemi anche sapere se siete interessati anche voi a fare qualche acquisto, se sapevate che Shein adesso, o magari da sempre io non lo sapevo, non lo so, commentate anche su questo, ma se sapevate che avevano anche appunto questi set bellissimi di lenzuola. Quindi mi raccomando, mettete anche un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi. Io vi mando un bacio grandissimo, come al solito, prima di salutarvi, anche un abbraccio fortissimo, ragazzi. Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. Voi vedrete questo video domani, che è giovedì, quindi noi ci vediamo venerdì con un nuovo video, sempre alle 17:30 puntuali. Ciao!